finale, trofeo del 70° ISP, gara a coppie, un prima e un terza, Tolomelli, Chierichetti, Zucchelli, Gasparini, primo acchito di Marco Tolomelli. Zero, vuoto, il primo, la prima bocciata. Gasparini probabilmente voleva andare dietro al pallino, invece lo colpisce, rimane staccato il pallino, c'è spazio tra il pallino e la biglia bianca. Vediamo adesso chi dei due, tra Tolomelli e Chierichetti, effettuerà un tiro. Porta pallino nelle sue intenzioni vicino alla rossa sua, che è nel quadrante inferiore, ci riesce. Gasparini, due sponde interne, ottimo il tiro di Gasparini. Secondo me va dalla parte opposta, quella forse dove si voleva mettere, se si mette dall'altra parte magari mette un pizzico in difficoltà di più l'avversario, così il gioco è a favore, nel senso che colpendo la rossa si scarazza sul pallino e verso, quindi le bianche che ci sono spostate invece sbaglia il tiro e ne regala probabilmente una biglia sicuro, secondo me forse qualcosina di più, vediamo. Due biglie, quattro rossi e boccia di nuovo Tolomelli, errorone di Marco Zucchelli, non da lui, ma fortunato Zucchelli che il suo errore non gli è costato caro, sfortunato chiaramente gli avversari, passaggio in mezzo di Tolomelli. Gasparini spinge a sponda, pallino si stacca leggermente, la biglia è pure lei staccata un po', pallino staccato in modo secondo me che potrebbe consentire il cosiddetto tiro inverso scatolino, volgarmente detto, che Chierichetti si imposta per attaccare il pallino, lo prende scarso ma comunque lo porta nel quadrante inferiore, piglia di svantaggio, si gioca in difesa. Adesso di nuovo Gasparini. Tutti e quattro giocano con una decisa sollecitudine, che non guasta, questa è un pelino scarsa, forse deve angolare di più, infatti tocca il pallino, si porta di fianco e poi Tolomelli va di spinta sulla bianca per non saperne leggere e scrivere, sta la parte dei bottoni come si suol dire. Zucchelli guarda se fare due sponde, quattro sponde in sostanza, poi alla fine no, anche per lui due sponde interne, andarli di misura non è mai semplicissimo, pelino corto comunque ben direzionato, Chierichetti in pedana. Molto scarsa, troppo scarsa, errore anche per Chierichetti.
di nuovo due sponde per fare due biglie, quindi quattro di colore. La cosa gli riesce alla bocciata Gasparini. Siamo 7-4. Gasparini boccia bene, siamo adesso 12-7 per Zuccherini e Gasparini. Diligentemente attendono che si fermino biglia e pallino come prevede il nuovo regolamento. A dire il vero è stato soltanto un rinfrescare la memoria, perché il regolamento poi in realtà esisteva già da tempo, ma ultimamente insomma non veniva assolutamente applicato, l'abbiamo rimarcato quest'anno e quindi adesso i giocatori in modo molto corretto si stanno adeguando. Bellissimo il punto di Chierichetti di due sponde, come già detto in altra occasione, c'ha una certa dimestichezza e di solito mette degli ottimi punti. Gasparini in pedana. Due sponde esterne a risalire. A occhio sembrerebbe larga, ma in realtà non lo è. Sporta via pallino e Chierichetti appunto Chierichetti di tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, pelino lungo. Gasparini di buon vecchia candela tagliata, se passa tocca la rossa, altrimenti la spinta, se non toccava la rossa, scivolava via e non faceva il punto. Tolomelli fa più o meno lo stesso tipo con della spinta per scalzare la rossa, per portare via la bianca, scusate. Da lì adesso Zuccherini, che secondo il mio modo di vedere dovrebbe cercare di metterla in testa pallino, che nell'eventualità che per andare in testa pallino bisogna giocare un po' meglio. Ha sbagliato il tiro, ma testa pallino era forse la soluzione migliore, magari metteva gli avversari nella condizione di andare a punto di misura, non soprattutto se il pallino, se la palla era dalla parte sinistra dall'inquadratura rispetto al pallino, leggermente spostato, ma non lo è stato. Ha toccato una biglia delle sue in alto, adesso Tolomelli con questa può fare anche il calcio, tentare un realizzo, sembra non male, però è un non male che non porta nulla alla stecca, quindi sono due punti, boccia Tolomelli, siamo 14-9. Questa non è male, vediamo se stavolta realizza davvero, prima è passato in mezzo, 10, e quindi adesso sorpasso di Tolomelli e Chierichetti.
Zuccalli va di spinta, ma è molto aperto, non tocca nulla. Ci riprova. Stavolta è un po' meglio e ne fa tre. Trova le due sponde esterne. Forse se ha un difetto è un pelino lunga, ma se incoccia pelino di pieno rimane lì, bello il punto. Non sicuramente impossibile, ma un punto che comporta un tiro di misura sulla biglia per fare cambio palla. Gasparini. Sembrerebbe strettina. Forza secondo me non era male, ma è stretta e quindi il punto rimane rosso di Tolomelli e Zacchini. E Tolomelli e Chierichetti. Vediamo, questa sembra poter dare il risultato sperato, sì. È un bel tiro questo di Gasparini, il secondo. Tiro inverso, sponda lunga, sponda corta. E fa un bel punto. Bravo Chierichetti. Di nuovo il tiro inverso, sponda lunga, sponda corta. Questa mi sembra che potrebbe avere qualche problema di forza ad arrivare fin là in fondo a punto. Così è l'imprecazione e quindi Tolomelli la bocciata 21-17. E Tolomelli ha messo in moto una marcia delle sue. Altri 8 fanno 29. Giusto per toglierci il dubbio di chi è della coppia, quello di prima e quello di terza, adesso a parte gli scherzi. 29-17. Gasparini spinge il pallino a sponda con un po' troppa foga, l'ha preso troppo pieno forse. Scende il pallino e quindi invita, non voglio fare la rima, il tiro di spalla come dicono in Liguria. Tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, pallino, tic tuc tac, vediamo di che è il punto. Punto rosso, Gasparini spinge a sponda il pallino. Anche in questo caso un pelino lungo, attaccabile, ma ci vuole uno pratico. Nel salire è riuscito a colpirlo bene lo stesso, non ha fatto birilli, il tiro è stato un pizzico fortunato. Adesso tocca Zuccalli, sponde interne, Zuccalli si mette in testa il pallino, presa scarsa, Zuccalli va all'attacco della miglia rossa per realizzare indietro di 12 punti, ci sta anche questa cosa qua, sta dalla parte del sicuro. Troppo, 4 punti, non ha realizzato,
Gasparini la bocciolata ancora, 21-29 con Bruno Tolomelli e Chierichetti. Gasparini. Chierichetti. Gasparini secondo me andrà di spinta. No. Però a dire mai. Punto abbondante, punto fatto. Sì, so se ragazzi, come stai vecchio? Ti guardate, ma io ti guardo da chi? Ho fatto più che tu. Chierichetti va di misura, circonda il pallino con le biglie rosse. Vediamo. Sana, candela, non rischiare nulla, il punto rimane rosso, di due, probabilmente non è che ci possa fare così tanto lì, vediamo se Tolomelli cerca di... Filotto un'altra volta e si porta 47-21, il vantaggio comincia ad essere importante, finale del trofeo del 70esimo, maglia nera, Corticella, la squadra, Gasparini, Zucchelli, maglia rossa Magic, maglia verde oliva, Avis, Tolomelli e Chierichetti. Punto di Gasparini nel massimo, adesso scavalca di metico di salto, va comunque a punto, non vicinissimo.
Zuccalli è andato di calcio, ne ha avuti un po'. Che ti porta pallino giù adesso Zuccalli dopo due tiri, uno molto bello e l'altro errato. Adesso ha la possibilità di fare un punto che non è impossibile, ha difficoltà di vedere biglie che gli impediscono un'impostazione agevole, però punto è bianco e ha 29. Boccia Gasparini, gli avversari ne hanno 56. Vuoto Gasparini, qui serviva il colpo grosso come non mai. 56 a 29, sono ben 27 punti di vantaggio, e adesso Pirichetti ha guardato l'impostazione delle biglie, vuole a tutti i costi fare un tiro per realizzare Birilli. Questo è un tiro un po' fortunoso, ne fa 6, si porta a 62 e quindi balzo in avanti importante per la conquista del trofeo del 70esimo. Gasparini va all'attacco ma ne beve 8, la partita finisce, vincono, ho letto bene? No, 6, non 8, 68-29, quindi manca ancora due punti, ma credo che soltanto un miracolo potrebbe salvare. Non c'è il miracolo, chiude la partita Chierichetti e Tolomelli vincono il trofeo del 70esimo. Gasparini di Brocca, questo è un bel tiro, sono 6 punti belli fatti bene. Siamo a quota 27 a 47. Tolomelli e Chierichetti conducono. Bello anche questo qua di Marco Tolomelli, due bei tiri, questo era ancora forse più, un po' più difficoltoso, ma entrambi molto belli. Adesso la situazione è 53-27 per Tolomelli e Chierichetti. Zuccalli di due sponde a risalire, ottimo il tocco, la giocata di ottima la giocata di Zuccalli. Tolomelli va con un po' più di spinta, sempre lo stesso tiro fatto da Zuccalli, c'è il gioco a favore, c'è la sua biglia più in alto,
adesso deve mettere un punto per incastrarlo là in mezzo se riesce, altrimenti vabbè c'ha un'altra biglia, comunque la coppia avversaria. Zuccherelli cerca di andare di precisione, ma secondo me l'ha tagliata un po' di più e quindi qui manca forse la spinta, però è tutto un'idea mia, perché fa un bel punto. Adesso Tolomelli deve fare un bel tiro se vuole prendere il punto, ovviamente colpendo la bianca lì, il pallino scarrozza giù, e ne potrebbe fare anche 4, però se prende la bianca lì il pallino scarrozza giù, se non prende nulla il pallino rimane attaccato alla bianca, punto bianco, boccia di nuovo Gasparini, il punteggio a questo punto 14-7. Rimane sul 14-7, Marino prende, come si suol dire, il canassino, canassa sopra la buca alta, si porta centrale, tutto staccato, tutto attaccabile, sia pallino che la palla, vediamo, tocca a Chierichetti, che va appunto dietro al pallino, per coprire eventualmente il calcio degli avversari, ma rimane comunque staccato, non fa bersaglio. L'unica giocata che ha è forse quella di fare l'angolo col pallino per portarlo giù e magari tentare di fare qualche birillo, vediamo. E infatti Zuccherelli la stringe quasi troppo, prende il canassino della sua e torna in alto, e quindi il pallino ha fatto un angolo troppo stretto, non ha fatto birilli e la palla è tornata su. Tolomelli. Perché ti va con della spinta, non è male il tiro, un pizzico di fortuna, ne fa 3. 3-0. Primi 3 punti della partita. Adesso tocca a Zuccherelli. Zuccherelli, Gasparini del Corticella, Chierichetti dell'Avis, Tolomelli del Magic. Zuccherelli spinge il pallino verso la parte alta, lo porta a sponda.